Marco Cecchinato e Salvo Caruso, due stagioni diverse certamente, quella di Salvo esaltante, bellissima, straordinaria, top 100, terzo turno a Roland Garros, tantissime altre belle prestazioni. Marco, la stagione di Marco certamente in chiaroscuro, partita bene, semifinale a Doha, vittoria a Buenos Aires, vittoria a Monte Carlo contro Wawrinka, giocatore di grande spessore. Fino all'altro ieri finalista ad Anversa, sconfitto da Murray, però poi la stagione si è persa un po' per strada, qualche problema fisico, qualche sconfitta che chiaramente ha certamente demoralizzato Marco, ma io sono fiducioso, sono convinto che Marco l'anno prossimo si riprenderà alla grande e comunque in ogni caso chiudiamo con due atleti tra i primi 100 al mondo. Credo che questa deve essere una cosa che ci deve riempire d'orgoglio. E speriamo che nei prossimi anni di avere sempre due atleti nei primi 100 al mondo. Abbiamo avuto anche quest'anno, ancora una volta, la testimonianza dell'ottimo lavoro che viene svolto dalle società all'interno dei club, con i maestri, come dico sempre, una categoria di insegnanti veramente valida, che sta portando dei nostri giovani atleti a livelli molto alti. Grande vittoria quest'anno di Gabriele Pirani dal Torneo dell'Avvenire, ma tantissime altre bellissimi risultati, titoli italiani per Federico Cina, campione italiano under 12 sia al singolo che dopo, Fausto e Giorgio Tabacco ormai delle realtà veramente consolidate, portabandiera della squadra di A1 del Vela Messina, giocano titolari con ottimi risultati. Giorgia Pedone convocata al Centro Nazionale di Forme e tanti altri che stanno crescendo, per cui io sono fiducioso che presto avremo anche i ricambi per Cecchinato e Caruso.